ragazzi, bentornati con le ricette dell'amore vero. Oggi prepareremo insieme le orecchiette, un tipo di pasta fatta in casa a base di semola rimacinata di grano duro, acqua e sale, il piatto tipico della Puglia, a forma di piccole orecchie da cui appunto deriva il nome, che nel dialetto di alcuni paesi del Brindisino prende l'appellativo di stacchiotti. Andiamo a vedere come si realizzano. Per preparare le orecchiette occorrono 500 g di semola rimacinata di grano duro, io utilizzo la semola di Antico Molino Rosso, 250 g d'acqua, 20 g di sale. Ora andiamo a prepararle. Versate la semola in una ciotola capiente, unite il sale e l'acqua, fatta bollire precedentemente e poi fatta raffreddare a temperatura ambiente. Mescolate il tutto fino a formare una palla omogenea che farete riposare, coperto con un canovaccio, in frigorifero per circa 30 minuti. Prendete un pezzettino di impasto alla volta, tenendo ben coperto il resto perché tende ad indurirsi, in un canovaccio bagnato. Formate un salsicciotto sottile di mezzo centimetro e tagliatelo in piccoli tocchetti. Prendete un coltello dalla punta arrotondata, poco seghettata, e mettetelo perpendicolare al salsicciotto, quindi parallelo al piano, e tagliate un tocchettino di mezzo centimetro alla volta, che trascinerete passando delicatamente con il coltello, accompagnando anche con il polpastrello dell'indice della mano libera, in modo che assuma la forma tipica di un'orecchietta. Poi appoggiate l'orecchia sulla punta del pollice e rovesciatela leggermente all'indietro, in modo che la parte liscia resterà all'interno. Disponete le orecchiette su di un vassoio spolverato di semola e fatele asciugare scoperte per un paio d'ore prima di cuocerle. Se ne fate in abbondanza potete conservarle seccandole o anche congelandole e tirandole fuori al momento giusto. Basterà metterle in freezer direttamente con il vassoio e una volta congelate potete riporle in un sacchetto per freezer senza rischiare che si attacchino una all'altra e conservarle così fino a un massimo di 2 mesi. Quando vi occorreranno, basterà cuocerle in acqua bollente direttamente da congelate. Ed ecco pronte le mie orecchiette pugliesi di semola di grano duro. Spero tanto che questa videoricetta vi sia piaciuta. Fatemelo sapere con un commento, scrivetemi, mettete un mi piace e condividete questa ricetta con tutti i vostri amici. Io vi mando un bacio e vi aspetto alla prossima videoricetta. Ciao a tutti!